Bella ragazzi, benvenuti esattamente dove ci siamo lasciati la scorsa settimana con Jurassic World Evolution 2. Per il secondo episodio della serie andiamo subito a sentire qual è la prossima missione da effettuare qui in Nevada. Tanti animali che girano liberi, la priorità è quella di catturarne il più possibile. Possiamo coordinare le operazioni da un centro spedizioni. Fanne costruire uno, così potremo iniziare. Un bel centro spedizioni? Volentieri. Dove glielo posso costruire il centro spedizioni? Qui. Dov'è che ce l'ha l'entrata? Di qua. Allora, centro spedizioni. Ok, lo vorrei bello. Voilà. Guarda che carino che è. Andiamo a collegarlo subito subito a un sentiero. Questa roba verde. Allora. Questa è appunto struttura centro spedizione. Poi qua volevo andare ad... Posso aggiungerci una squadra? Cos'è? Ah no, ok. Per il momento non posso. Posso cambiarci livrea? Abbiamo solo questa qui base, peccato. Papà, aggiungerti l'età? No, per il Sarò in momento... grado di tracciare i dinosauri, ma un po' d'aiuto non guasterebbe. Claire dice che ci sono dei candidati da reclutare, Ah. scienziati. Con un po' di fortuna ne troverai qualcuno tosto quanto me. Allora, vediamo un pochino. Allora, Rebecca Willward. Costo al minuto 9.550. Livello 1. Ah, un po' di logistica, un pochino di genetica e niente benessere. Hanno tutti praticamente solo logistica. Ottimo. Quindi io personalmente andrei ad addestrare, sicuramente a prendere, quindi recluta scienziato lei e poi recluterei quale Hai dei anche due? tu, Claire? Sì, certo. Lui mi sembra meglio. Questa è la nostra prima occasione di cattura. Non perdiamolo. Daremo il compito a quello scienziato che hai appena assunto, d'accordo? Sì. A Owen, lui? ci sei? Ancora non riesco a sentirti. Scusa, sì, buona idea. Che cosa abbiamo da perdere? Sai, tranne una nuova recluta. No, dai. Quindi dobbiamo mandarlo a cercare nel mondo? Un bel centro spedizione. Ah, qui in America. Cos'è che è andato a cercare? Hanno avvistato 4 stegosaurus vicino a Las Vegas. Quindi direi che serve. Vabbè, è uguale, quindi possiamo mandare anche lei. I recinti dovranno essere pronti per accogliere i dinosauri prima del ritorno delle squadre di cattura. Una sorta di bentornati a casa. Ok, quindi andiamo a fare... Che cavolo vogliono? Devo andare a vedere qui. Bravo, ho trovato questo, bravo. Sì, questo lo so come funziona. Oh, vabbè. Allora, ma basta, che cavolo devo fare qui? Cos'è? Papà... Struttura, ok, questo già ce l'ho. Allora, sarebbe meglio iniziare a far fare qualche vaccino. Non posso farli. Sarebbe meglio allora prima fare questo. Le cose, anche questo posso fare come mai, perché non ho abbastanza scienziati. Ottimo. Direi che è giusto andare a fare un altro recinto. Sì, so come funzionano gli scienziati, grazie. Dove lo potremo fare questo recinto per gli stegosauri? Boh, da questa parte? Lo farei quasi quasi, guardate, un po'... Allora, qui, poi... Così, così, voilà,
sperando più che altro che agli stegosauri basti questo spazio. E che non si lamentino, perché altrimenti potrebbe essere un problemino. Collegati bene? No. Ok, sì. Trasmissione in arrivo. Ok. Li hanno catturati. Dammi 2 minuti. Devo finire di sistemare la gabbia, fa vedere com'è. Sì, dovrebbe essere abbastanza grande. Allora, ci dobbiamo mettere quindi questo. Un fantastico generatore qua vicino. Andrei a mettere qua a fianco. Tac. Poi il nostro recinto ha sicuramente bisogno di questo. Di un cancello. Di acqua. E non so però il resto di roba che gli interessi a loro, quindi devo aspettare che arrivino. Facciamo due bei laghetti, uno qui e uno qua. Voilà. Per i nostri amici stego. Poi ti assegno questa squadra qui e questa squadra qui. Oh, ma basta, che cavolo! Cosa devo guardare? Valutazione risorse. Fare dalla visuale, barioniche. Vabbè, solo perché esce un attimino dalla visuale non vuol dire che vi dovete arrabbiare, eh? No. Su. Dovrebbe essere più che buona la valutazione. Guadagni. Entrate direi anche buone. Per il resto, quindi, che altra roba ci possiamo aggiungere? Boh, no, vabbè, chiaramente ci potremmo aggiungere un bel punto di osservazione. Non avevo pensato al fatto che la strada potesse dare fastidio, quindi. Potrei mettere qui. Voilà. Perfetto. E tacche. E tacche. Voilà, sì, puoi portarmi le mostre di dinosauri, sì. Stiamo trasportando la risorsa. Voilà. Fatemi andare a fare un controllo qui ai nostri nuovi dinosauri. Cos'hanno che non gli piace? Si sente solo, si sente solo, non è possibile, siete in quattro. Deve ancora scendere l'ultimo, poi gli serve febbre basse e frutta bassa. Ok. Nessun problema. Febbre basse, frutta bassa, foglie alte e basse. Frutta bassa, fibre basse, ok. Vai a dargli un. Aspetta. Così va. Voilà. Dovreste essere felici? Avete ancora più fibre basse, minchia. Vabbè. Ancora più fibre basse, toh.
Chi sta osservando chi? Scusa, ma non ti seguo, Owen. Beh, intanto che i dinosauri ci osservano costantemente, quindi noi quindi dovremmo osservare loro. Ora. Sì, dovremmo. Quando avremo sistemato i dinosauri nelle loro recinzioni, ci serviranno anche gallerie panoramiche. L'ho già messe. Ma detto da te. Uè bro, non t'arrabbiare. Dov'è la squadra? Li stai andando a controllare? Bravo. Bene. Ancora 8 secondi e la missione è stata completata. E abbiamo appunto completato pure questa. Per il resto, il parco, cioè il parco, la riserva sembra andare abbastanza bene. Vediamo un pochino ora che ci dicono. Allerta meteo ricevuta. Owen, abbiamo un problema serio. Mi sto impegnando, Claire, ma è che sono fatto così. Non tu. Ah, i dinosauri. Beh, allora forza, dimmi tutto. Sta per scatenarsi un'enorme tempesta di sabbia che minaccia di spazzare via l'intera struttura. Ottimo. Senza energia elettrica, la sicurezza dei dinosauri sarebbe seriamente a rischio. Ok, Claire, vedrai che troveremo una soluzione. Ti ho mai delusa finora? In effetti, no. Andrei a far addormentare il nostro amico. Del resto, così almeno è sedato per qualche minuto e non rischia di scappare. Eventualmente sederemo anche i nostri amichetti qua. Non vi arrabbiate per la tempesta, eh? Bene. Ah, c'è un sacco. Allora, ammetto che la situazione in cui ci troviamo, oddio, mi preoccupano poco. Quanto vorrei aiutarvi, ho le mani legate. Quindi, chi è che proteggerà i dinosauri? E il nostro personale. Già, certo, non c'è neanche bisogno di dirlo. Ma lo perché era blu? Boh, strano. Che sarebbe una tragedia se perdessimo di nuovo questi animali. Intendo una tragedia finanziaria. Per non parlare dell'imbarazzo per i vertici del VFV. Tempesta, visibilità ridotta. Grazie. Beh, sì. Soprattutto io. Come evitiamo che succeda? Intanto raduniamo i fuggiaschi e riportiamo tutti i dinosauri nei recinti. Poi ci occuperemo delle valutazioni di sicurezza. Beh, sono tutti nei recinti, non è uscito nessuno. È un piano che posso appoggiare per poi prendermene il merito. Complimenti. Aria selvaggia. Dinosauri pericolosi. Sì, sì, so come funziona. Non vi preoccupate, non è uscito nessuno, va? Lui è ancora addormentato, appunto. Andiamo a dare un'occhiata alle varie cose del parco. Valutazione chiaramente un po' calata. Era salita molto. Calata chiaramente per il fatto che vadano un po' fuori dalla visuale. Però diciamo che in generale va abbastanza bene. Poi ora i soldini stanno riaumentando, giusto? Sì. Chiaramente sono aumentate un pochino le spese e sono diminuite le entrate, semplicemente perché abbiamo appunto affrontato una tempesta che ha diminuito le nostre entrate attualmente. Ma appena la tempesta finisce dovremo tornare tranquillamente alle entrate precedenti. Assicurati che tutti i dinosauri siano rinchiusi al sicuro, in sicurezza. E lo sono tutti. Giusto? Sì. Quindi vorrei capire perché non continua sta. Oh. Sono tutti chiusi, no? Perché non finisce? Perché lui sta dormendo.
svegliatemelo un po'. Allora devo dargliela alle altre tizie. Che cavolo devo darla? Dov'è? Svegliamelo. Per cortesia, così almeno siamo già risaliti. Ottimo. Ora svegliati, piccolo. Sì, beccatelo però. Che poi ti sei addormentato in acqua, rischiavi di soffocare malissimo e di morire. Vabbè, non ti incazzare. Fai il bravo, amico. D'accordo? Vediamo le sue informazioni. Dieta. Metabolismo. È un bel dinosauro, eh. Sappiamo l'età? No. Come mai no? Non dovrebbe. Ah sì, età 9 anni, piccolino. Trasmissione in arrivo, missione compiuta, Arizona. Perfetto, ragazzi. Abbiamo già compiuto la missione. E visto che L'Arizona fu un successo. I dinosauri erano al sicuro. Finch e il DFV avevano avuto modo di tenere a bada i burocrati. Per evviva. ora. Ma il futuro, quello era ancora tutto da decidere. Ragazzi, io sapete che vi dico? Abbiamo finito appunto la campagna in Arizona, quindi per questo anche il secondo episodio secondo me può andare bene così. Poi nel prossimo episodio andremo ad affrontare la campagna a Washington, ok? Questo video è durato un po' meno dell'altro, ma comunque sui 16-17 minuti ci siamo arrivati. Io perciò vi auguro una buona giornata e per questo video è tutto. Ciao ragazzi!